Buongiorno a tutti e tutte, sono Filippo Zolesi, sono il regista tecnico, diciamo volontario per questa diretta e di oggi, stamattina, per questo evento, introdurrò fra un attimo Roberta Fantozzi, che è la moderatrice di questo incontro, che introdurrà il tema e i nostri ospiti di oggi. Solo due parole per ricordarvi di seguire la lezione del 2020 sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube, in modo da avere le notifiche di tutte le dirette che saranno fatte in questo fine settimana o se ci state guardando dal futuro per poter accedere a tutti i nostri archivi, dato che lì, sia sulla pagina Facebook che YouTube, troverete tutte le registrazioni appunto fatte. Aggiungo solo un'ultima piccola cosa: oggi abbiamo un ospite internazionale dalla Grecia, quindi avremo anche un servizio di traduzione simultanea. Quindi non vi spaventate se ogni tanto sentirete in un'altra lingua, abbiamo il nostro traduttore che subito dopo ci traduce in italiano. Quindi introduco adesso senza altri indugi la nostra Roberta Fantozzi. Ciao Roberta. A Ciao Filippo. questo punto vi saluto e ci rivediamo solo alla fine per la chiusura tecnica della diretta e lascio Roberta il compito di introdurre tutti gli altri. Ciao Roberta, ciao a tutti e tutte. Ciao Pippo. Allora, salve a tutti. Io intanto ringrazio gli ospiti che hanno accettato di confrontarsi con noi in questo che è uno dei due dibattiti che noi dedichiamo all'Europa. Susanna Camusso, Luca Casarini, Marcella Corzi, Dimitri Papadimulis, Marco Revelli e Francesco Saraceno. Li presenterò man mano, anche se sono tutti notissimi, in realtà non ci sarebbe bisogno di presentazione. Allora, noi abbiamo intitolato questo dibattito per un cambiamento strutturale della costruzione europea. E questo, diciamo, per rispondere innanzitutto a due domande, poi ce ne saranno altre di cui parleremo. L'Europa per rispondere all'emergenza è cambiata? E questa è la prima domanda. E la seconda è questo cambiamento, che è stato un cambiamento dettato dall'emergenza, può diventare invece una modifica strutturale della costruzione europea? Allora, l'Europa è cambiata per rispondere all'emergenza? Io direi indubbiamente di sì, no? Perché sono stati sospesi, modificati, attenuati tutti i capisaldi che avevano segnato le politiche europee negli anni passati e che sono in qualche modo iscritti nei trattati. La Banca Centrale Europea ha avviato un programma di acquisto massiccio di titoli di Stato e ha flessibilizzato le proprie regole per proteggere i paesi più esposti. Sono state attenuate le norme sugli aiuti di Stato, è stata per consentire il sostegno al settore privato, alle imprese, è stato sospeso il patto di stabilità e il fiscal compact, cioè i capisaldi, diciamo, delle politiche d'austerità. Quelli che dall'inizio della costruzione europea, dal trattato di Maastricht in poi, hanno agito sostanzialmente per limitare, restringere, ridurre la possibilità di intervento e di ruolo pubblico. No? L'Europa non si è costruita mettendo delle regole su quanto doveva essere l'indebitamento privato o sui tassi di disoccupazione o sui tassi di povertà accettabili. Si è costruita dicendo c'è un intervento pubblico che va limitato perché lo spazio del mercato sia più ampio. Ecco, anche questo è stato sospeso e poi dopo una trattativa complicata in cui sembrava che ci fossero soltanto alcuni strumenti di prestito agli stati, si è varato Next Generation Europe, cioè un programma di debito comune garantito dal bilancio dell'Unione Europea complessivo e che dovrebbe finanziarsi anche attraverso il reperimento di risorse proprie. Questa parte delle risorse proprie
non entra quasi mai nella discussione, la cito brevemente perché io la ritengo significativa. Significativo è il fatto che sia fatto un debito comune, fino a questo momento era sempre stato escluso. Significativo è il fatto che che ci sia l'abbozzo di una politica fiscale in comune, i cui titoli sono anche importanti perché la plastic tax, la tassa sul carbonio alle frontiere per colpire le produzioni che in qualche modo sono fatte con processi che non rispondono alla necessità di contrastare la crisi climatica, e poi la tassa sulle transazioni finanziarie e l'omogeneizzazione della base imponibile delle imprese che in qualche modo risponde alla logica di contrastare il meccanismo perverso dei paradisi fiscali. Diciamo, per quanto in forma attenuata, è qualcosa di simile a quello che hanno proposto Biden e Allen oltreoceano, dicendo ci vuole una minimum tax al 21% sulle imprese e basta con questo meccanismo per cui le imprese pagano le tasse dove hanno la sede legale, le pagano dove fatturano. Allora, quindi ci sono stati tutta una serie di scelte che hanno modificato, sospeso e cambiato, messo in campo politiche che fino a questo momento non erano mai state fatte. Qual è il problema? Il problema è che queste scelte sono tutte temporanee in alcuni casi, per rispondere all'emergenza, e sono in altri casi, come per esempio quello sulle risorse proprie, scelte sulla cui cogenza, diciamo, è tutta da dimostrare. C'è scritto la Commissione può presentare proposte in questa direzione. E quindi il rischio che si possa tornare alle politiche precedenti c'è tutto. Come c'è, io credo, la contraddizione di quello che abbiamo visto di più nella seconda parte dell'anno, cioè del fatto che alcune risposte che sono state date dall'Unione Europea rispondono a logiche molto vecchie e molto negative, diciamo, sembrano un concentrato di iperliberismo. Mi riferisco alla vicenda dei vaccini, non soltanto alla questione dei contratti con le case farmaceutiche, ma al fatto che diciamo, come è noto, Sudafrica e India hanno presentato in sede di WTO la richiesta di sospensione dei brevetti sui vaccini. 110 paesi ci stanno su 164 del WTO. Se ci stessero i paesi dell'Unione Europea, sarebbe raggiunta quella soglia di tre quarti che il trattato sui TRIPS fissa per poter consentire la sospensione dei brevetti sui vaccini. Lo dico perché mi sembra cioè un elemento così grave, una contraddizione così grande che in qualche modo va nominata. Però appunto la nomino non perché diciamo questa mini il ragionamento precedente, no? Io credo che la realtà vada vista in tutti i suoi aspetti, quelli che possono dare luogo a degli sviluppi positivi, ma anche le contraddizioni che sono disseminate, diciamo, davanti a noi. Io inizierei questa discussione, dando la parola a Francesco Saraceno, economista e autore di un libro, La Riconquista, che va letto perché ci stanno scritte tutte le cose di cui stiamo discutendo oggi, a cui chiederei, insomma, di fare un po' il punto su questa risposta, se davvero è stata così diversa, perché è stata diversa da quella che fu data nel 2010 e se sono ragionevoli le aspettative che in qualche modo questo possa portare a un cambiamento strutturale delle politiche europee. Francesco Saraceno. Buongiorno, grazie moltissimo. Nel mio libro non c'è scritto tutto, non esageriamo. Provo a parlare di alcune di queste cose, ma non c'è scritto tutto. No, grazie moltissimo per l'invito, ovviamente è un tema interessantissimo. Mi pare che le due domande con cui hai iniziato sono quelle che bisogna porsi, cioè primo, quanto siamo cambiati e soprattutto secondo, quanto questo cambiamento è permanente. Quindi io proverò a darvi qualche elemento su questa cosa, ritracciando un po' la storia degli ultimi anni e poi proiettandomi su quello che succederà nei prossimi mesi con i cantieri in corso, le Next Generation, la riforma delle regole e se ci riesco, se ho tempo, anche le questioni legate alla banca centrale.
Sì, l'Europa è sicuramente nata, diciamo, da un certo punto di vista male fin dagli anni 90, nel senso che è assolutamente vero il punto di vista di chi dice che l'Europa è una costruzione fondamentalmente neoliberale. È stato scelto, è una scelta che è stata fatta perché all'epoca la dottrina dominante in Europa era quella per cui il mercato dovesse avere un ruolo prioritario nel garantire crescita e convergenza. Fu scelto all'epoca di chiudere tutti i possibili canali di intervento pubblico nell'economia per garantire il funzionamento e la convergenza di paesi che avevano adottato una moneta unica. Questo impianto è stato messo in crisi una prima volta nel 2008-2009 con la crisi finanziaria globale, alla quale fu data una risposta che andava contro la dottrina dominante, che era la risposta classica keynesiana, cioè nel 2008-2009, questo è importante per quello che dirò fra un attimo, è stato fatto, sia pure su scala minore, esattamente la stessa cosa che è stata fatta nell'anno appena passato. Le banche centrali hanno inondato i mercati di liquidità, le regole non sono state ufficialmente sospese, ma di fatto sono state violate da tutti i paesi europei, piani di stimolo fiscale come se piovesse. Infatti la crisi del 2008, che all'epoca ci sembrava una crisi epocale, fu in qualche modo riassorbita abbastanza in fretta e sembrava che si fosse ripartiti abbastanza rapidamente. Quello che poi successe in quella fase fu che quando la crisi si trasferì in Europa, cioè quando ci furono le rivelazioni dei problemi di finanze pubbliche in Grecia, ci fu un cambio di narrazione che si installò, si decise che il problema non era il debito privato che si era accumulato per i precedenti 10 anni e ci ha portato alla crisi finanziaria, ma era il debito pubblico. E a quel punto ci fu un ritorno ai vecchi riflessi, che erano quelli che appunto avevano in qualche modo dominato fino al 2008, e siamo entrati nella stagione, non c'è bisogno di rifare la storia qui, dell'austerità, delle riforme, dei consolidamenti di bilancio e così via. E sappiamo tutti che abbiamo di fatto subito, anche a causa di questo, un decennio perduto. Alcuni paesi come il nostro, l'Italia, non erano nemmeno a fine 2019 tornati ai livelli di reddito pre-2008 non, ripeto, non devo rifare la storia, ma c'è stato un ritorno indietro. Arriva il 2020, arriva la pandemia, c'è una risposta rapida, cioè se a me mi fosse stato chiesto qual era il mio bilancio sull'Europa un anno fa, io avrei avuto, un anno, qualche mese fa, avrei avuto una risposta molto negativa. Io ho fama fra i miei colleghi di essere un pessimista e un criticone. Dopodiché arriva il 2020, quindi parliamo oggi, dopo il 2020, e la mia prospettiva, come ricordava anche Roberta Fantozzi nella sua introduzione, è molto cambiata, nel senso che io oggi ritengo che nel 2020 sono successe cose molto importanti. Primo, c'è stata appunto questa specie di tsunami che ci ha investiti, al quale la risposta, diciamo, principale è stata data dagli stati membri dell'Unione Europea ed è stata data, io direi, in maniera abbastanza rapida, abbastanza uniforme. Quasi tutti i paesi europei hanno fatto la stessa cosa, hanno di fatto cercato di mantenere in vita il sistema produttivo e i redditi mentre l'economia era artificialmente chiusa dai lockdown e dalle restrizioni sanitarie, e le istituzioni europee sono state in seconda linea a protezione di questo sforzo degli stati, con, lo ricordava Roberta, quindi posso andare in fretta, con da un lato la Banca Centrale Europea che ha varato un ulteriore programma di acquisti che ha di fatto tenuto i bassi tassi e protetto le spalle dei governi dalla pressione dei mercati, e con le autorità europee che hanno detto: fate quello che volete, noi fino a nuovo ordine non vi rompiamo le scatole, quindi potete andare a salvare settori particolari dell'economia senza che vi veniamo a dire che avete violato le regole sugli aiuti di Stato, potete fare deficit come se piovesse senza che noi vi veniamo a mettere in procedura di infrazione e così via. Però ribadisco, è importante ricordare che questo successe anche nel 2009-2010, per cui la vera domanda che noi dobbiamo farci è cosa succederà. Non nel 2020, ma cosa c'era nel 2021 e soprattutto direi nel 2022-2023. A questo punto ci proiettiamo in un'altra dimensione, che è quella delle prospettive future. Qua l'Europa ha un ruolo di primo piano. Ricordava Roberta Fantozzi, non ne parlerò, i problemi di politica industriale che sono legati alla storia dei vaccini, con qualche luce e molte ombre in Europa. Non
non ho il tempo di dilungarmi, magari poi ne parliamo più tardi in un secondo giro. E poi c'è il piano di investimento e di rilancio Next Generation, che è stato da alcuni un po' snobbato, considerato piccolo, non adatto e così via, il confronto con gli Stati Uniti fatto in maniera, devo dire, un po' speciosa, come a dimostrare che non fosse abbastanza importante. Io ritengo invece che sia, dal punto di vista metodologico, un passo avanti importante, perché di fatto si è deciso di fare uno sforzo comune, non di lasciare sulle spalle dei singoli paesi lo sforzo di rilanciare l'economia, di ingaggiare una traiettoria di sviluppo sostenibile. Gli ammontari non sono enormi, ma non sono assolutamente nemmeno da buttare via, soprattutto per un paese come il nostro. C'è una mutualizzazione che è abbastanza importante. Il nostro paese, che è contributore netto del bilancio europeo, è nel caso di Next Generation invece un beneficiario netto, quindi ci stanno dei trasferimenti importanti che hanno luogo, e c'è ovviamente un tabù tedesco, che è quello della mutualizzazione, che è venuto meno, con tutti i vincoli che questa cosa comporta, nel senso che per convincere i tedeschi a fare questo passo è stato anche ribadito più volte che questo strumento è temporaneo, è limitato, che non si parla del debito esistente ma soltanto di debito nuovo e così via. Quindi non stiamo parlando di un momento hamiltoniano, ma stiamo parlando di un importante passo avanti che potrebbe in futuro diventarlo. Quindi questa è la prima cosa importante che è successa. La seconda è la sospensione delle regole. Questo vorrei fare un punto: non tutti sanno e non tutti si rendono conto del fatto che in qualche modo la crisi del Covid è arrivata a diciamo, rinforzare un movimento che però era iniziato anche già da prima, che dimostra che il mio pessimismo di un anno fa forse era un po' eccessivo, nel senso che la Commissione stessa nel febbraio 2020, quindi prima che fossimo colpiti dalla pandemia, aveva lanciato un processo di consultazione sulla riforma delle regole fiscali, facendo un bilancio delle regole esistenti, cioè del patto di stabilità, poi rinforzato dal Fiscal Compact nel 2012, un bilancio estremamente negativo, estremamente sorprendente venendo dalla Commissione, nel senso che la Commissione diceva che il patto di stabilità di fatto era prociclico, cioè spingeva i paesi a frenare quando bisogna invece spingere e sostenere l'economia, e non aveva nessuna capacità di disciplinarne le spese invece quando le cose andavano bene, che era diventato barocco e ingestibile, arbitrario, e infine che in qualche modo portava delle distorsioni a favore delle spese correnti e contro l'investimento pubblico. E noi sappiamo, io sono tanti anni che lavoro ormai su questa cosa, sappiamo che c'è ormai in tutti i paesi europei, compresa la Germania, un deficit impressionante di investimento pubblico e di infrastrutture. Quindi in qualche modo la Commissione stessa, prima della pandemia, aveva detto dobbiamo rivedere le regole. La mia previsione, e mi proietto sul futuro e mi avvio anche un po' a concludere, la mia previsione è che le vecchie regole non torneranno più, nel senso che siccome c'è questo processo di revisione in corso, ci sarà una proposta della Commissione plausibilmente in autunno. Qui in Francia si discute molto su come mettersi in relazione con questa proposta della Commissione. Probabilmente questa proposta della Commissione, qua faccio speculazione ovviamente, ma sarà proprio una proposta nel senso di andare verso la cosiddetta golden rule, la regola aurea, cioè di scomputare gli investimenti dal calcolo del deficit, e quindi in qualche modo incentivare l'investimento pubblico. E ritengo, non sarà un negoziato facile, però il fatto che i tedeschi oggi abbiano un atteggiamento mutato verso l'investimento pubblico, il fatto che probabilmente, non è sicuro, ma che i verdi stiano andando molto bene nei sondaggi e che i verdi abbiano al centro della loro agenda una piattaforma di investimenti pubblici per la transizione ecologica, quindi se faranno parte della coalizione di governo in Germania spingeranno per l'investimento pubblico, ovviamente. Tutto questo mi porta a pensare che ci siano delle chance che effettivamente ci sia una regola un po' meno vincolante che sarà approvata, e le vecchie regole non torneranno più. E in questo senso, una prima risposta, c'è qualcosa di permanente. Poi c'è il Next Generation, che appunto limitato e temporaneo, però potrebbe essere quello che in inglese si dice un game changer, cioè un cambiamento qualitativo della nostra cosa. Se sarà utilizzato bene, se riusciremo a
a mettere in campo e a far funzionare questi soldi per effettivamente rilanciare la crescita e avviare o completare una transizione ecologica che finora ha un po' zoppicato. Questa cosa ovviamente potrà essere poi utilizzata per proporre e spingere perché questo Next Generation diventi di fatto uno strumento permanente. È piena la storia europea di strumenti e meccanismi temporanei che sono poi diventati permanenti, alcuni fausti, alcuni infausti. Pensate per esempio al MES. Il MES non è altro che la versione permanente di un fondo che fu montato e creato in tutta fretta nel 2010 per venire in soccorso alla Grecia. Quindi o al momento è temporaneo, potrebbe diventare permanente. Ultimo, ma anche importante, c'è il mandato della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea sono ormai 6 o 7 anni, dal 2015 almeno, dal 2014, che si è lanciata in operazioni dette non convenzionali di vario tipo, cioè continua a spingere, ad allargare il proprio campo d'azione, spesso per ovviare alle insufficienze dei governi nazionali che fino al 2020 appunto erano stati gestiti. Si potrebbe porre in futuro il problema di in qualche modo regolarizzare questa cosa, cioè visto che la Banca Centrale queste cose le fa, di adattare le normative europee ai trattati per far sì che la Banca Centrale abbia un ruolo più adatto al mondo di oggi. Devo dire che sul mandato della Banca Centrale io al momento sono abbastanza riservato, nel senso che siccome la Banca Centrale appunto già oggi fa cose, di fatto fa politiche molto simili a quelle che fanno altre banche centrali, per esempio quella degli Stati Uniti, io userei il capitale politico e le energie per far spostare le linee in Europa su altre cose, per esempio appunto la capacità di bilancio permanente e un recovery in qualche modo di lunga durata. Insomma, non combatterei oggi la battaglia banca centrale, come per lo stesso motivo non combatterei la battaglia annullamento del debito. Il debito è oggi comprato dalla banca centrale, se lo tiene in pancia, se lo terrà in pancia plausibilmente per i prossimi 10-15 anni. Mettersi oggi a chiedere che venga annullato in qualche modo rischia di indebolire battaglie molto più importanti, invece quelle tutte da combattere, come quella della capacità fiscale. Ribadisco, il grosso problema europeo negli scorsi 10 anni non è stata la politica monetaria, ma è stata la politica di bilancio, quindi è su questo che bisogna intervenire. Quindi i cantieri ci sono alcune cose, alcuni cambiamenti importanti nel 2020 che potrebbero sperabilmente portare a cambiamenti permanenti della nostra costruzione europea. Ci riusciremo? Nel 2010 siamo tornati indietro. Ci sono chance che si torni indietro oggi? Sì, ovviamente nulla è definitivo, nulla è ancora in qualche modo acté, mi viene in francese, scusate, nulla in qualche modo già è deciso e determinato, però è anche vero, ed è l'ultimo punto che volevo mettere, spunto che volevo darvi per la riflessione, è anche vero che oggi viviamo in un'epoca in cui il consenso accademico e negli ambienti di policy su quale sia il ruolo rispettivo di Stato e mercato nel garantire crescita e stabilità è molto diverso da quello del 2010. Cioè nel 2010 le politiche keynesiane, nel 2008-2009 le politiche keynesiane di contrasto alla crisi finanziaria globale furono condotte in un contesto in cui l'accademia e le istituzioni di policy erano tutte granitiche nel pensare, nel ragionare con il vecchio consenso, che era un consenso di fatto che puntava tutto sull'efficienza dei mercati. Oggi la situazione è molto più fluida. Oggi si parla di debito veramente. Oggi l'OCSE, il Fondo Monetario, dicono non facciamo l'errore del 2010 di tornare indietro troppo presto, quindi oggi si ammette che nel 2010 si sbagliò a tornare indietro troppo presto e a impegnarsi in politiche di austerità e di consolidamento fiscale, sia qui ma che anche parzialmente negli Stati Uniti. Oggi gli economisti accademici si chiedono quanto i mercati siano capaci di raggiungere il cosiddetto equilibrio naturale, addirittura si chiedono se questo equilibrio naturale esiste, se c'è un attrattore di lungo periodo dell'economia o se invece l'economia di fatto non sia da costruire momento per momento con l'interazione fra politiche pubbliche e forze di mercato. Quindi il ritorno indietro oggi è reso più difficile dal fatto che una spinta molto forte come c'era nel 2010. E questa è ragione di ottimismo. Però voglio dire, quelle voci esistono ancora. Ieri su Project Syndicate, non ho letto l'articolo, ho visto soltanto
il titolo, mi sono innervosito e quindi poi l'articolo mi riservo di leggere in un secondo momento. Wolfgang Schäuble diceva che bisogna iniziare a porsi il problema di ridurre il debito pubblico. Quindi quelle voci, quelle pressioni esistono oggi, trovo che siano meno forti, meno granitiche, meno consensuali quanto non fosse nel 2010 e quindi ci sia molto più margine per provare a far cambiare le linee e a rendere permanente quel cambiamento di cui parlava Roberta Cantozzi nella sua introduzione. Io mi fermo qua così do spazio agli altri e magari poi abbiamo un po' di tempo per la discussione più tardi. Spero di aver coperto più o meno quello che mi era stato chiesto. Allora, grazie mille, io mi dispiace questa cosa dei tempi, purtroppo diciamo, siamo tanti, ma grazie davvero a Francesco Saraceno. Io chiederei ora di intervenire a Dimitris Papadimoulis, autorevole esponente di Syriza, vicepresidente del Parlamento europeo. Diciamo, Dimitris Papadimoulis ha vissuto il peggio delle politiche europee, cioè diciamo la strozzatura del tentativo greco di promuovere un cambiamento nel 2015 in particolare, e vede ora quello che sta succedendo dal suo punto di vista di vicepresidente del Parlamento europeo. Allora la domanda è: intanto come sta la Grecia ora, qual è la situazione, e poi qual è la sua valutazione sulla possibilità di cambiare davvero, diciamo, l'Europa che si è nel senso in cui dicevamo prima, no? di promuovere un cambiamento di fondo delle logiche che hanno fin qui mosso l'Unione Europea. Dimitris Papadimoulis. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι και η συζήτηση και τα ερωτήματα που μου θέσατε έχουν ένα προκλητικό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω από την Ευρώπη και θα αναφερθώ και στην ελληνική εμπειρία. Στο Ευρωκοινοβούλιο είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε λίγο, γιατί ο χρόνος ομιλίας είναι μικρός. Επομένως, θα μιλήσω το μισό από τους υπόλοιπους σε χρόνο για να μπορεί ο Αργύρης Παναγόπουλος να κάνει και την μετάφραση στα ιταλικά. Vi ringrazio per l'invito, credo che il dibattito e le vostre domande sono molto, e le sfide sono molto interessanti. Nel Parlamento europeo relativamente i tempi sono stretti e così cercherò di avere il tempo di esprimere quello che voglio dire, grazie anche alla traduzione. Dimitri. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η σφοδρότητα της πανδημίας που είναι πρωτοφανής. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση έναν αιώνα περίπου και η επίδρασή της στον τρόπο που αντιδρούν και που σκέπτονται οι πολιτικές και οι οικονομικές ηγεσίες. Νομίζω ότι η πανδημία λειτουργεί ως επιταχυντής αλλαγών και για την ίδια την Ευρώπη και για κάθε χώρα χωριστά, γιατί πολύ απλά οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν μπορούν την κρίση του κορονοϊού να την αντιμετωπίσουν όπως την κρίση του 2008. Το 2008 η κρίση χρέους αντιμετωπίστηκε με μια τιμωρητική πολιτική απέναντι σε ορισμένες χώρες. Η χώρα μου και ο λαός ο ελληνικός ήταν τα πειραματόζωα της πολιτικής Σόιμπλε. Αυτή τη φορά έχουμε μια συμμετρική κρίση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι. Prima di tutto dobbiamo osservare che siamo nella pandemia abbiamo una durezza che non l'abbiamo vista mai, una crisi di questo genere, almeno in un secolo. Abbiamo enormi ripercussioni che sul come funzionano le cose, che poi praticamente porta in un'accelerazione dei cambiamenti in Europa e in ogni paese. Specialmente le elite europee non possono
affrontare così la crisi come hanno fatto con il 2008. Dobbiamo dire che questa crisi del debito del 2008 che hanno incolpato diversi paesi come il nostro, perché oggi abbiamo veramente una crisi asimmetrica. Dimitris. Dimitri. Ascolte? Nene. May I continue, Argyris? Nene, continua. Η αντίδραση της Ευρώπης μέχρι τώρα, παρότι ήταν αναγκασμένη να κινηθεί διαφορετικά από ό,τι στην κρίση του 8, θυμίζει το πολύ λίγα, πολύ αργά. Αργύρι. Questa reazione dell'Europa, praticamente perché era costretta a reagire in modo diverso da come ha fatto nel 2008, però quello che possiamo dire è che possiamo ricapitolare la sua reazione su come reaziona molto poco e molto tardi. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα βήμα θετικό, γιατί για πρώτη φορά έχουμε σε τέτοια έκταση έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους. Είναι ένα είδος ευρωομολόγου και σε ένα σημαντικό ποσό, 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό το ύψος είναι ανεπαρκές σε σχέση με την έκταση της πανδημίας. Σχεδιάστηκε με βάση τις επιπτώσεις του πρώτου κύματος και ήδη μας χτυπάμε σφοδρότητα το τρίτο κύμα. Και δεύτερον, η υλοποίησή του συρρυκνώθηκε από τους φρούγκαλς στο Συμβούλιο, με επικεφαλή τον κύριο Ρούτε, και υπάρχει μια τρομακτική καθυστέρηση στην εφαρμογή του, στην υλοποίησή του, καθώς υπάρχουν 10 κράτη-μέλη που ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει και εγκρίνει τη συμφωνία για τους ίδιους πόρους και έχουμε και την γερμανική προσφυγή στο δικαστήριο της Καλσρούης με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υλοποίησή του. Possiamo dire che questi fondi che per il fondo di recupero è una cosa molto positiva, però anche qui possiamo dire perché è la prima volta che abbiamo un debito comune che praticamente è una cosa come un Eurobond, però anche la somma che è molto importante, che sono 750 miliardi, però dobbiamo dire che sono insufficienti, però questo anche perché questi hanno fatto i calcoli delle ripercussioni della prima ondata della pandemia, invece ora siamo già alla terza ondata della pandemia. E per di più tutto questo è stato sotto la pressione di quei cosiddetti paesi frugali, specialmente dalla Olanda del signor Rutte. E per di più abbiamo anche dei ritardi. 10 paesi non hanno ancora dato l'autorizzazione per far partire il fondo di recupero. Per di più abbiamo la Germania che ha sottomesso l'approvazione dal suo Tribunale Costituzionale di Karlsruhe. Dimitri. Dimitri. Forse scusate, forse c'è un attimo un problema di connessione del signor Papadimoulos. Vediamo un attimino se riesce, ecco, forse sta rientrando. Ok, sorry Mr. Di Papadimoulos, there was a connection problem. The translation of what you said was done, so you can continue. Okay. Thank you. We have obviously technical problems, but we will try.
Η άποψή μου είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν και θετικό βήμα είναι ανεπαρκές, χρειαζόμαστε ένα διπλάσιο ύψος στο Ταμείο Ανάκαμψης για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, γιατί η συμμετρική κρίση της πανδημίας χτυπά ασύμετρα τις ευρωπαϊκές οικονομίες, πλήττοντας ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό. Quanto pare, scusateci, ma questo non è un problema, diciamo, che dipende da noi. Purtroppo, evidentemente, il mister Papadimoulis ha un qualche problema di connessione verso il server centrale che ci offre questo servizio. Avevamo fatto delle prove precedentemente, ma sembrava funzionare tutto. Però purtroppo il bello della diretta, come si dice sempre, è questo. Ora, Roberta, vediamo un attimino se, come prima, si riesce a continuare la connessione. Ecco, vediamo se si sta riconnettendo, altrimenti magari vediamo se recuperare successivamente il suo intervento. Ecco. Aspettiamo un altri 20 secondi, vediamo se la cosa si risolve. Purtroppo è uno di quei casi in cui, ecco, lo vedo appena tornato. Here we are again. Sorry, there is evidently some connection problem on the net. Yes, we have some connection problem between recent. Okay. Please continue. You're welcome. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, έστω ανεπαρκές, έστω με καθυστέρηση, να μην είναι one-off. Χρειαζόμαστε μονιμότερους μηχανισμούς μεταβιβαστικών πληρωμών και αμοιβαιοποίησης στην Ευρώπη, καθώς οι ήδη μεγάλες ανισότητες μέσα στην Ευρώπη, περιφερειακές και κοινωνικές, πολλαπλασιάζονται εκθετικά μέσω της πανδημίας. La mia opinione è che il fondo di recupero è positivo, però è insufficiente. Però per me doveva essere, il suo volume doveva essere almeno il doppio per rispondere a questa crisi simmetrica che colpisce in modo asimmetrico le economie dei paesi europei, specialmente del sud europeo. Però dobbiamo dire che questa cosa non deve essere solo per una volta, ma devono essere meccanismi permanenti di mutualizzazione dei debiti e per cercare anche di diminuire le enormi diseguaglianze sociali e periferiche. E di Dimitris. Και αυτή η ανάγκη μας φέρνει στην πρόκληση της αλλαγής του Συμφώνου Σταθερότητας, μιας ευρωπαϊκής λύσης για την ελάφρυνση του χρέους και στην ανάγκη να αποκτήσουμε έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό κοινοτικό προϋπολογισμό. Questo porta la necessità di una sfida di cambiare il patto di stabilità, di avere un alleggerimento del debito pubblico e di avere anche un cambio nei meccanismi europei. Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, έτσι ώστε όσο διαρκεί η ρήτρα διαφυγής, να εξετάσουμε και να προωθήσουμε τις αλλαγές που χρειάζονται το Σύμφωνο Σταθερότητας. Προσωπικά υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό σύμφωνο βιώσιμης σύγκλησης και ανάπτυξης, με αμοιβαιοποίηση του χρέους ή τουλάχιστον του κορονοχρέους και με νέους ρεαλιστικούς κανόνες για τα ελλείμματα. Γιατί αν
επανέλθουν οι ίδιοι κανόνες του συμφώνου σταθερότητας, αυτό θα είναι εμπόδιο στην ανάκαμψη, θα οδηγήσει σε ένα νέο γύρο σκληρής λιτότητας και σε μια κρίση χρέους των Ευρωπαϊκών Νότων αποδιαρθρωτική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Possiamo dire che anche positiva la cosa di questo congelamento del patto di stabilità, però serve anche il suo cambiamento, perché dobbiamo avere una politica di coesione e anche di mutualizzazione del debito, specialmente di questo debito formato dalla pandemia. Abbiamo bisogno di regole realistiche per affrontare i problemi e non come quelle vecchie per il debito, perché altrimenti potremmo affrontare gli ostacoli con questo fondo di recupero che le conseguenze saranno di nuovo pesanti anche per il Sud Europa. Dimitris. Αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα το έκτακτο αγοράς ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ήταν ένα αναγκαστικό και θετικό βήμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέχει, διακρατά το 25 περίπου τους 100% του ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους. Αυτό θα μπορούσε είτε να διαγραφεί πιο ριζοσπαστική θέση, είτε να μετατραπεί σε ομόλογα ιστοδυναικές perpetual bonds, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διευκολυνθεί η οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Molto positivo il fatto dell'emissione dei bond che la Banca Centrale Europea compra i titoli di Stato dei paesi europei, perché ora a questo momento praticamente la Banca Centrale Europea detiene il 25% del debito pubblico. E poi sono praticamente due cose. Si può cancellare una parte di questo debito, il debito, che questa è una posizione molto più radicale, però si possono anche avere in modo permanente omissioni di titoli permanenti che si continuano nel tempo, e questo avrà anche una conseguenza positiva per il recupero economico e anche per la riconversione ecologica dell'Europa. Dimitri. Και έρχομαι εν συντομία στο θέμα των εμβολίων, του εμβολιασμού και της πατέντας. Τα εμβόλια αυτά παρήχθηκαν με άφθονη δημόσια χρηματοδότηση. Μόλις προχθές μας είπαν ότι για το εμβόλιο της AstraZeneca το 97% ήταν δημόσια δαπάνη, κρατική και ευρωπαϊκή. Και είναι πρωτοφανές, παράλογο, αδιανόητο, καταστροφικό, η δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα, την ανακάλυψη, την παραγωγή των εμβολίων να δημιουργεί αποκλειστικά ιδιωτικά δικαιώματα. Ora voglio venire sul problema delle vaccine, delle vaccinazioni e delle patenti dei brevetti dei vaccini, perché dobbiamo dire che questi qua sono già fabbricati con fondi pubblici. Abbiamo saputo poco fa che l'AstraZeneca, per esempio, ha avuto il 97% del finanziamento pubblico dall'Unione Europea e dagli Stati. È illogico e anche catastrofico, per esempio, che esistono ora queste limitazioni per l'uso dei vaccini, specialmente quando sono stati prodotti sia sul punto della ricerca, sulla produzione, eccetera, con i fondi pubblici. Dimitri. Αν δεν δαμάσουμε την πανδημία, δεν θα ανακάμψει η οικονομία και η κοινωνία. Και αυτό που τώρα προέχει είναι η επιτάχυση της παραγωγής και του εμβολιασμού σε πλανητικό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με άρση, έστω και προσωρινή, των δικαιωμάτων της πατέντας, με βάση το άρθρο 31 της Συμφωνίας για τα TRIPS, και με ενεργοποίηση του άρθρου 122 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ζητούν η Νότια Αφρική και η Ινδία, πάνω από 100 κράτη-μέλη,
60 νομπελίστες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του και δυστυχώς αρνούνται και μπλοκάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ελίτ με δογματική αιμονή και της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Dobbiamo dire che ora dobbiamo fare uno sforzo per avere il recupero dell'economia e della nostra società sulla con la produzione dei vaccini e passare in una vaccinazione a livello mondiale, non solo in certe zone. E dobbiamo dire che sui brevetti ci sono delle cose che si possono fare su quello che riguarda l'articolo 31 sui trattati per il TRIPS con l'articolo 122 della Convenzione dell'Unione Europea, perché non è possibile più che che negano la proposta dell'India e del Sudafrica e di più di 100 paesi e più di 60 nobelisti per l'abolizione o almeno la sospensione dei brevetti, e abbiamo gli Stati Uniti che rifiutano, la Gran Bretagna che rifiuta e le elite europee che sembrano dogmaticamente ancorate su queste politiche già superate. Η πανδημία έδειξε και δείχνει τα όρια του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Διαψεύδει τους μύθους του νεοφιλελευθερισμού. Υπογραμμίζει την σημασία των δημόσιων συστημάτων υγείας, της δημόσιας ρύθμισης στην οικονομία. Με αυτή την έννοια είναι πρόκληση για τις δυνάμεις της αριστεράς και τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. La pandemia mostra anche i limiti del neoliberismo, i miti su cui è costruito il neoliberismo, e mostra anche la necessità dell'intervento pubblico sulla questione sanitaria, sull'intervento pubblico in economia, e questo rappresenta anche una sfida per le forze della sinistra e le forze progressiste. Η αριστερά της Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην κυβέρνηση το 2015 και είχε να αντιμετωπίσει ένα ισχυρό μέτωπο που ήθελε να τιμωρήσει τον ελληνικό λαό, καθοδηγούμενο από ακραία νεοφιλελεύθερες και τιμωρητικές επιλογές, από το δόγμα Σόιμπλε. La sinistra greca, specialmente Syriza, che ha avuto anche il governo del paese nel 2015, ha dovuto affrontare un fronte molto forte di queste politiche di neoliberismo, specialmente quello che possiamo chiamare il dogma Schäuble. Παρά τα λάθη, τους συμβιβασμούς, τις υποχωρήσεις που αναγκαστήκαμε να κάνουμε μπροστά σε έναν συντριπτικά αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων για την αριστερά, καταφέραμε να βγάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια, να πετύχουμε μια σοβαρή ελάφρυση του δημόσιου χρέους, να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 μονάδες και να μειώσουμε και τις κοινωνικές ανισότητες και να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε μια τροχιά ανάπτυξης. Anche con la nostra politica, con i suoi sbagli, i suoi compromessi, alcuni indietreggiamenti che abbiamo avuto, alla fine siamo riusciti a portare fuori il paese dalla crisi, siamo stati capaci di avere una forte diminuzione del debito, un aumento dell'occupazione di quasi 10%, e di avere anche una diminuzione delle diseguaglianze nel nostro paese. Η κρίση της πανδημίας ανάγκασε την Ευρώπη, γιατί χτύπησε συνεταιρικά όχι μόνο την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και τη Γερμανία, να δοκιμάσει μια αλλαγή παραδείγματος στην αντίδραση σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας. La crisi della pandemia ha costretto l'Europa
di fronte a questa crisi simmetrica, che non riguarda solo la Grecia o l'Italia, ma anche la Germania, di cambiare il suo paradigma da come aveva affrontato prima la crisi del debito. Αλλά όσα γίνονται μέχρι στιγμής είναι τελείως ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των καιρών και τις ανάγκες των πολιτών. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια κοινή αγορά. Χρειαζόμαστε εμβάθυνση της πολιτικής ενοποίησης. Per questo και χρειαζόμαστε επίσης και μία επιτάχυνση στην ενίσχυση της, του κοινωνικού και οικολογικού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Και αυτό απαιτεί ισχυρότερο κοινοτικό προϋπολογισμό, μονιμότερη αμοιβαιοποίηση του χρέους και έναρξη μεταβιβαστικών πληρωμών για μείωση των ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, αυτή είναι η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις. Possiamo dire che ora è molto importante perché di affrontare questa politica insufficiente dell'Unione Europea per vedere come possiamo sostenere i cittadini. Necessitiamo una Unione Europea che mette molte cose più sul che deve finire di rappresentare solo un mercato comune. Dobbiamo accelerare per rafforzare l'economia, ma anche i problemi sociali, diminuire praticamente le disuguaglianze, trasformare molto i suoi modi che lavora, specialmente per quello che riguarda il bilancio, specialmente per quello che riguarda la mutualizzazione del debito, specialmente di avere delle invenzioni di mutualismo per diminuire le diseguaglianze. E questa è la grande sfida che hanno di fronte a se stesse le forze di sinistra e quelle progressiste. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι δυνάμεις της αριστεράς, σοσιαλιστών, πρασίνων, εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμμαχίας για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Πιο δημοκρατική, πιο ισχυρή, πιο κοινωνική, πιο οικολογική. Αλλά αυτό το εγχείρημα θα πετύχει αν αντίστοιχες συμμαχίες, πιο ισχυρές, διαμορφωθούν σε κάθε χώρα. Και ελπίζω ειλικρινά, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη, να υπάρχουν θετικές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση και στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Dentro il Parlamento europeo tutte queste forze di progressiste, cioè praticamente quelle di sinistra, i socialisti, i verdi, creano un'alleanza progressista per portare avanti praticamente cambiamenti dal punto di vista economico, sociale, eccetera. Ma questo non basta, dobbiamo anche fare una cosa di questa, una grande alleanza progressista e democratica anche in ogni paese. E rappresentando anche Syriza a questo momento, che è il più grande partito della sinistra europea, io mi auguro di vedere anche una cosa del genere anche in Italia per cercare di uscire tutti insieme dalla crisi. Vi ringrazio. Allora, sto parlando, Pippo? Όχι, ευχαριστώ, τελείωσα. Okay. Allora, io ringrazio tantissimo Dimitris Papadimoulis, che ovviamente ha buttato sul piatto, diciamo, questioni da discutere molto rilevanti che non possiamo affrontare in questo momento, ma che sono sollecitazioni tutte importanti.
Quindi lo ringrazio tantissimo e saluto tutte le compagne e i compagni greci. Io darei la parola, stiamo andando un po' lunghi, a Marcella Corzi, economista anche lei e coordinatrice di Minerva Lab, ponendogli una domanda. Noi abbiamo parlato dei cambiamenti che stanno avvenendo, forse, diciamo, se riescono a diventare strutturali, andare a regime, ma la pandemia ha squadernato la necessità di una discontinuità radicale di paradigma, no? E c'è questa parola d'ordine che ritorna, queste riflessioni che ritornano sulla rivoluzione della cura. Ecco, se Marcella Corzi ci parla della rivoluzione della cura. Grazie Roberta, sì, cercherò di essere telegrafica per recuperare un po' anche il ritardo che purtroppo abbiamo accumulato e magari avere una possibilità di dibattito finale tra di noi. Però permettimi, prima di risponderti, di cogliere l'occasione della presenza di Dimitris nella sua veste di vicepresidente del Parlamento Europeo con delega sulle pari opportunità, perché insomma è un'occasione importante. Proprio di recente sono stati presentati i dati sul Gender Equality Index e lui stesso li ha commentati dicendo che c'è molta strada da fare. Questo lo dicevamo prima della pandemia. L'indicatore è a 67 su 100 dopo 50 anni e passa di storia dell'Unione Europea. Quindi capite bene che in realtà la lezione del 2020 è solo una conferma. È una conferma che probabilmente a questo punto aprirà gli occhi, si spera, di tutti e di tutte. Lo dico anche per le donne che non sempre hanno piena consapevolezza di questo e lo dico con grande rammarico. Quindi sì, la rivoluzione della cura è la vera risposta al cambiamento di paradigma che questa lezione della pandemia in particolare e della crisi che stiamo vivendo ci sta impartendo. Cosa vuol dire cura? Chiariamoci bene su questo termine. La cura non è semplicemente una fornitura di servizi, che siano i servizi all'infanzia, che siano i servizi ovviamente di cura per gli anziani, ma invece no, la cura è un concetto molto più ampio che riguarda una riflessione sullo stato delle cose e che riguarda la cura in primis anche del nostro pianeta. Quindi io mi sono fatta portatrice personalmente, ma anche come gruppo, come ero memorandum, tu mi avevi chiesto di ricordarlo, ci tengo anch'io molto, di una vera rivoluzione che porti anche ad un Feminist Green New Deal, quindi a un incrocio tra quelle che sono le tematiche del femminismo e quelle che sono le tematiche ovviamente della lotta per la tutela dell'ambiente e per la tutela del pianeta. Quindi una cura a 360 gradi che porta ovviamente con sé in primis sul ripensamento di un paradigma economico definito sulla base di un homo economicus e di conseguenza di un'ipotesi assolutamente astrusa e inapplicabile nella realtà e invece che vuole fare della diversità un elemento fondamentale, una risorsa, non un handicap su cui andare a costruire un futuro migliore per tutti e per tutte. Perché i problemi delle pari opportunità non sono un problema delle donne, ci teniamo sempre a sottolinearlo in tutti i dibattiti, sono un problema di civiltà in primis e di sviluppo umano e ovviamente economico, nonché ovviamente politico. E per tornare a quel discorso che Dimitris ha fatto proprio nel commento ai dati del Parlamento Europeo, ricordo che il Parlamento Europeo e lui per primo si è impegnato a rivedere la distribuzione del potere all'interno anche degli Stati membri dal punto di vista della leadership femminile. Speriamo che questo effettivamente sia anche un risultato positivo di questa lezione del 2020 che stiamo avendo. Però voglio anche cogliere con questo alcune indicazioni che ci sono venute dagli interventi precedenti. Francesco Saraceno parlava della Golden Rule, parlava degli investimenti. Allora, il Next Generation EU, ovviamente, credo che sia chiaro a tutte e a tutti, è un programma di investimenti. Quindi, anche quando sentite parlare di asili nido, che è un tema di cui si parla molto di questi tempi, quando si guarda soprattutto all'utilizzo dei fondi in termini di condivisione dei ruoli, beh, guardate che di questo si sta parlando di investimenti in asili nido dal punto di vista della costruzione di asili nido. Quindi poi questi asili nido vanno popolati, va creata occupazione legata a questo tipo di strutture, a questo tipo di fornitura di servizi, di cura, perché anche questa è cura.
e via di seguito. Ecco, però di che tipo di investimenti stiamo parlando? E quindi l'Europa che va rivista, di che cosa si dovrebbe occupare oltre della Golden Rule richiamata da Francesco? Ma ovviamente in primis dovrebbe inserire dentro questo concetto di investimenti tutti gli investimenti sociali. E quindi parliamo di istruzione, parliamo ovviamente di sanità, parliamo di ricerca e via di seguito. Cioè tutti quelli che non sono tipicamente soltanto investimenti infrastrutturali. Quindi è molto importante che questa Golden Rule venga generalizzata a tutte le forme di investimento possibili. E di questo devo dire non sto sentendo parlare minimamente, né a destra né a sinistra. Quindi invece è molto importante che lo si faccia. Questo ovviamente vuol dire rivedere il pilastro sociale europeo, non soltanto rivederlo nel senso di rilanciarlo, perché troppo spesso il pilastro sociale europeo viene presentato ma mai realizzato. Ecco, è evidente che c'è un'urgenza adesso reale nel dare pieno mandato a tutte le istituzioni europee nei vari gradi del processo decisionale perché il pilastro europeo venga effettivamente rilanciato. Ma nel rilanciarlo, ripeto, bisogna anche portarsi dietro un paradigma diverso nell'affrontare le questioni economiche. E quindi ritorno di nuovo alla tua domanda, Roberta, nei pochi minuti che mi sono rimasti. Allora, rilanciare un paradigma sulla base della cura vuol dire, ad esempio, far tesoro di quello che, di nuovo, il 2020 ci ha insegnato, cioè che noi, come tutti gli esseri umani, abbiamo bisogno di intrecciare relazioni, che il nostro modo di fare l'economia non è soltanto farla in termini di scambi e di mercati. È chiaro che qualsiasi ampliamento l'Unione Europea abbia portato con sé dal punto di vista della libertà di movimento di merci e di persone è fondamentale. Però, ripeto, manca ancora una forte struttura di relazioni intergenerazionali, relazioni tra soggetti diversi all'interno delle nostre società e all'interno delle nostre rappresentanze politiche e via di seguito. Quindi c'è un bisogno fortissimo di nuovi valori che in qualche modo possano diventare il perno di una nuova costruzione europea. E su questo, perdonami, un'ultima battuta, proprio per misurarli questi nuovi valori, per valutarli, per monitorarli, come poi saremo chiamati anche a fare in ambito di valutazione ex ante ed ex post per tutti quelli che sono i nostri piani nazionali di ripresa e resilienza, è fondamentale dotarsi degli strumenti metodologici per poter operare al meglio. Stiamo parlando ovviamente di statistiche di genere. L'altro anno abbiamo celebrato della conferenza di Pechino di 25 anni fa, in cui fu definita una piattaforma di indicatori di genere in parte disattesa. Stiamo parlando ovviamente di bilanci di genere. La sottosegretaria Cecilia Guerra ha presentato da poco il bilancio di genere per l'Italia, ma ahimè non c'è un programma concordato ancora a livello europeo perché il bilancio di genere diventi uno strumento essenziale di valutazione dell'utilizzo dei fondi europei. Si sta parlando di rilanciare all'interno anche del programma Horizon Europe una vera e propria obbligo di gender equality plan per tutte le istituzioni che possono accedere a questa tipologia di fondi. Vi sto facendo soltanto degli esempi, però tutto questo deve essere messo a sistema una volta per tutte, perché altrimenti noi non riusciremo mai a scardinare il paradigma dominante. E quello che stiamo vivendo ora in termini di alleggerimento potrebbe essere, come tu hai già sottolineato, una pura fase transitoria, ma una pura fase transitoria verso un forte inasprimento, perché nel momento in cui non si rimettono in discussione i presupposti su cui il paradigma economico centrale per l'Unione Europea, chiamiamolo neoliberista, chiamiamolo appunto quello del consenso, come la chiamiamo Francesco prima, insomma lo possiamo chiamare in tanti modi diversi, finché non si rimettono in discussione i presupposti di base di questo modo di pensare al sistema economico, il rischio di un ritorno indietro su tutto e in primis ovviamente sulla parità di genere, vedremo gli indicatori
lei che l'anno prossimo, per favore, rinvitatemi a parlarne l'anno prossimo. Vedrete quel 67 dove è andata a finire con il crollo dell'occupazione femminile che stiamo registrando in tutta Europa, ma ovviamente in Italia per prime. E immagino che Susanna poi ne parlerà molto meglio di me. Ecco, ripeto, il ritorno indietro e l'acuirsi di politiche di austerità sarà, ahimè, molto probabile. Ma dobbiamo, se vogliamo evitarlo, dobbiamo ridiscutere il paradigma. Non c'è niente da fare. Spero di essere stata nei tempi, Roberta, e spero di avere un momento di discussione collettiva. Grazie per aver... Allora, grazie a Marcella Corsi, io condivido moltissimo le cose che ha detto, temo che non ce la faremo ad avere oggi un momento di discussione collettiva perché, diciamo, bisogna farne doppia di tempo a disposizione. Io darei la parola immediatamente ora a Luca Casarini, diciamo che è un attivista dei diritti umani, salva vite nel Mediterraneo, perché per quanto diciamo questa discussione sia più concentrata sulle questioni diciamo così economiche, istituzionali, noi pensiamo che se c'è un punto in cui l'Unione Europea va cambiata radicalmente nella politica verso i migranti, in cui c'è un intreccio perverso fra le politiche degli stati e anche le politiche europee che continua a esternalizzare le frontiere e continua diciamo a fare politiche che sono segnate da elementi di barbarie, diciamo noi pensiamo che davvero su questo vada cambiata radicalmente storia. Quindi do la parola a Luca Casarini che ringraziamo per quanto quotidianamente fa, cioè non solo denunciare la situazione ma fare qualcosa che serva concretamente giorno dopo giorno a cambiarla attraverso l'esperienza di Mediterranea. Luca. Sì, no, grazie a voi innanzitutto per questa occasione di discussione. Mi colpisce molto la successione di questi interventi perché credo siano suggestivi, possano essere molto utili anche a partire da esperienze magari specifiche come quella che vivo io, ma che un po' tutti viviamo, poi ognuno nel suo campo. In particolare mi sembra di capire, per esempio, dall'intervento con cui si è aperta questa iniziativa, questa sessione di dibattito, noi siamo di fronte a dei dati rispetto alle scelte politiche e politiche economiche dell'Unione Europea dell'ultimo anno che dovrebbero suggerire un velato ottimismo. Ma in realtà sappiamo, come ci ricorda Marcella Corsi, che c'è un problema di strutturale dal punto di vista culturale e di paradigma. Cioè è come se quella che noi chiamiamo Unione Europea, nel momento in cui accade un evento universale, globale, senza precedenti dal punto di vista della contemporaneità, che è una pandemia globale che blocca sostanzialmente in lockdown il mondo, corresse ai ripari, diciamo così, cercando di non far crollare tutto l'edificio, che però aveva tutti i presupposti per crollare anche prima. Crollare sotto il peso dell'austerity, crollare sotto il peso di quello che chiamiamo neoliberismo, crollare sotto il peso di un paradigma, appunto, il paradigma della competizione. Cioè questo, io ho paura che questo elemento oggettivo di corsa ai ripari da parte delle istituzioni europee, che ha degli elementi interessanti, no? La sospensione del patto di stabilità, quello che ci ricordava Saraceno giustamente, alcune inversioni di tendenza oggettive, siano poi inficiate da una dinamica egemonica ancora di paradigma, che è quello invece del darwinismo sociale, della competizione, dell'esclusione, anche utilizzando la pandemia. Quindi è chiaro che qui siamo in presenza non tanto di una, come dire, di un mondo nuovo disegnato da istituzioni che hanno consegnato l'Unione Europea a un declino pesante dal punto di vista dei valori, dei principi, della visione politica e sociale,
ma secondo me siamo in presenza di un nuovo terreno, di un nuovo campo di battaglia che noi dobbiamo riconoscere, perché è tutt'altro che messa al sicuro, diciamo così, da quello che ci ha portato fino a qui. E questo mi spiego meglio. Il problema nostro, secondo me, è capire come, quali sono i punti di, diciamo così, le faglie di conflitto, di contraddizione, le nostre strade da intraprendere, perché anche noi abbiamo un problema di strade. Su questo mi rifaccio anche sempre al primo intervento. Giustamente la Banca Centrale Europea si sta comportando come la Fed da anni. È chiaro che se noi pensiamo che questo bisogna formalizzarlo e magari ci concentriamo su questo elemento qui piuttosto che su altri elementi, per esempio è una scelta che noi dobbiamo fare, cioè cos'è che usiamo per ampliare questo meccanismo che abbiamo sempre rivendicato sul fatto che appunto non sia semplicemente il controllo sui prezzi di mercato la funzione di una banca centrale europea, ma esattamente quella per esempio di acquisire debito degli stati per sostenere la spesa pubblica, chiaramente. E allora lì per esempio c'è un tema, ad esempio come avviene questa diciamo così, questo parametro di redistribuzione di fondi pubblici. Abbiamo Draghi presidente del Consiglio in Italia, whatever it takes, ma ci ricordiamo ovviamente il quantitative easing, ma per esempio come è stato distribuito il quantitative easing all'epoca? Cioè qual è stato il parametro, tra virgolette, la porta d'accesso, per esempio, di valutazione rispetto all'uso del quantitative easing? Le banche private la fanno da padrone, se noi andiamo a vedere il meccanismo. Quindi è chiaro che noi dobbiamo capire dentro questa nuova situazione anche quali sono i punti su cui attaccare, perché io non lo do per scontato, sono d'accordo con Marcella Corsi, se non cambia il paradigma noi siamo sempre in presenza del pericolo che gli squali del neoliberismo utilizzino, come hanno sempre fatto, utilizzino qualsiasi tipo di situazione non solo per farci non tanto per farci tornare indietro, ma per farci andare in un futuro che è mille volte peggiore di questo, e lo stiamo vedendo con i vaccini, perché anche questo elemento dei vaccini è un elemento centrale di paradigma. Noi oggi siamo in presenza di un tentativo di fronte a una pandemia globale di negare in forma, diciamo così, che diventa storica, di negare l'utilizzo pubblico del farmaco salvavita. È come se la battaglia di Nelson Mandela per i farmaci anti-AIDS, allora condotta con tutto il nostro, si fosse universalizzata, e questi ci stanno dicendo che di fronte a una pandemia globale vale il principio del mercato e non il principio del salvare le vite. Ecco, su questo credo che la mia esperienza è quella, per esempio, della lotta rispetto a una frontiera in costruzione, una frontiera illegale, illegittima, che è quella del Mediterraneo, perché stiamo parlando di un mare dove un mare trasformato in una frontiera esternalizzata dell'Europa del Sud, dove sostanzialmente combattiamo come possiamo il paradigma che invece vorrebbe autorizzato diciamo così, l'esclusione di decine di migliaia di esseri umani su un meccanismo costruito col finanziamento pubblico italiano ed europeo, che è quello del patto Italia-Libia nella fattispecie. Ma se andiamo in Grecia lo vediamo con Grecia-Turchia, se andiamo sulla rotta balcanica lo vediamo con quello che accade ai confini del nord, e quindi se andiamo negli Stati Uniti lo vediamo tra Stati Uniti e Messico. È un paradigma questo del Mar Mediterraneo, di quello che sta accadendo, della questione della Libia, che chiaramente ha degli elementi universali e ha a che fare appunto con il tentativo di costruire un meccanismo che va nel senso inverso rispetto a quello che noi ci aspettiamo anche dentro una fase pandemica come questa. Cioè un meccanismo che è quello dell'esclusione, che è quello della regolazione a mezzo di soppressione di diritti umani, della regolazione di chi può vivere e chi può morire. Cioè questo elemento qui della sovranità,
il sovrano che può decidere chi può vivere e chi può morire, è uno degli elementi fondanti, se pensate, radicalizzati dell'elemento del mercato. È il mercato che decide chi può vivere e chi può morire, non una scelta politica, una visione sociale, una visione umana di coscienza, di principi, di valori, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa la stiamo vivendo nel Mediterraneo con la vicenda della Libia e noi stiamo tentando semplicemente, utilizzando tutto ciò che abbiamo a disposizione, a parte le navi, che è ovviamente la parte più difficile, ma il vero elemento è anche per esempio la contraddizione, il conflitto che esiste tra diritto internazionale e cosiddetto diritto degli stati. Noi stiamo utilizzando il diritto internazionale, la Convenzione di Amburgo e la Convenzione di Ginevra, la loro pratica concreta, contro il diritto degli stati. E questa cosa qui, secondo me, è uno degli elementi di costruzione della nuova Europa. Perché è evidente che la nuova Europa, come ce la immaginiamo, non può essere la sommatoria di sovranità, semplicemente, ma deve essere anche un terzo luogo dove qualcuno la cede la sovranità verso una idea diversa, per esempio, di gestione del bene comune, della risorsa pubblica, eccetera. Noi non possiamo continuare a pensare che l'Europa possa esistere come ce la immaginiamo noi, se esistono parallelamente e sono intonse, intoccabili, le dinamiche di sovranità nazionale che poi con decreti decretano appunto l'aggiramento o il superamento di convenzioni internazionali che hanno a che fare, per esempio, con il diritto alla vita delle persone. Questa cosa dei vaccini è interessante anche per questo, perché è evidente che c'è un deficit da una parte di un elemento di politica europea, di visione politica europea, una delega agli stati nazione del rapporto con il meccanismo dei vaccini, con un background che è il mercato, che dovrebbe regolare questo tipo di elemento qua. Ne viene fuori una dimensione orribile, quindi moltiplicata 1000 rispetto a quello che abbiamo visto fare in Grecia, a quello che abbiamo visto fare in tante altre occasioni. Allora, anche questo, per chiudere, io penso che ogni nostra esperienza che stiamo facendo adesso, ognuno di noi, eccetera, io per esempio con questa esperienza nel mare, che ha come sfondo poi una dinamica ovviamente, come dire, anche irrazionale, che è legata al fatto che dobbiamo anche recuperare questo elemento soggettivo del fatto che non si può stare a guardare finché massacrano donne, uomini e bambini, e se uno ha la possibilità e la voglia di farlo, lo deve fare, di aiutare. Cioè noi, rispetto anche a questo, siamo sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma noi dobbiamo cominciare a rivendicarlo che noi favoriamo la fuga dalla Libia di persone che sono nei campi di concentramento. Cioè noi dobbiamo anche smettere di sentirci sempre in colpa perché la magistratura, perché questo, perché quello, perché le leggi degli stati ci impongono questo senso di colpa. No, noi lo rivendichiamo fino in fondo, io lo rivendico dall'A alla Z, mi sto adoperando per fare scappare più gente possibile da dei campi di concentramento. Questo è uno dei principi fondamentali su cui io penso debba essere costruita la nuova Europa. Guarda caso coincide con i principi fondamentali che dovevano costruire la vecchia Europa, perché se pensiamo ad Auschwitz e se pensiamo a quello che è accaduto, appunto rispetto a quanto ha giocato questo nell'idea dell'Europa e dei suoi padri costituenti, forse capiamo. Allora, di fronte a questo penso che alcune dinamiche di lotta, di conflitto che abbiamo di fronte sono paradigmatiche. Questa dei confini e delle frontiere, dell'esternalizzazione, dell'esclusione è un paradigma che poi ci ritroviamo all'interno anche della dinamica di scelte politiche, economiche o di gestione a livello centrale, diciamo così, a livello continentale, che se noi non affrontiamo sia in termini di lotta, perché è chiaro che qui nessuno ci regala niente, quello che avremo lo avremo perché ci scontriamo con quelli che vogliono impedire che questo accada e anzi che vogliono portarci in un futuro più vecchio del passato. Ecco, io credo che dobbiamo cogliere questi elementi paradigmatici per trasformarli anche in pensiero, in progetto, in idea, e questo penso che sia
un gran lavoro da fare, e penso che abbiamo anche lo spazio oggi per poterlo fare se assumiamo questo livello qua. Ultima cosa, penso che siano quelli che abbiamo di fronte, che si stanno rideterminando anche come dinamica egemonica di pensiero. Prima si parlava del 2008-2009, no? C'era una dinamica egemonica che imponeva il mercato come unica soluzione alla crisi di mercato, no? E quindi è importante questo. Oggi si stanno rideterminando con fatica, perché è dentro una dimensione diversa, ma di nuovo questi poli egemonici che ci impongono alcune direzioni. Ecco, noi questa dinamica qui è feroce, è molto più feroce di prima. E io penso che noi dobbiamo assumerla questo fatto qua, perché non la vinciamo solo con la razionalità questa cosa, la vinciamo anche con ricostruendo delle passioni, ricostruendo un elemento di cuore rispetto a quello che ci mettiamo. E cosa significa questo? Significa che anche noi dobbiamo vedere, a mio avviso, nell'essere vivente, nel vivente, un elemento formidabile di campo di battaglia. Cioè noi da quella parte dobbiamo stare, perché questo è sotto attacco. Tra l'altro la dinamica pandemica ci ricorda quello che ci siamo sempre detti, che il tema qui è anche un meccanismo di frontiere dello sfruttamento che arrivano e sono arrivate fino al bios, fino alla dinamica planetaria intesa come terra, intesa come vita, intesa come DNA, cioè intesa come vivente. Allora questa parte qua che noi scegliamo naturalmente come nostro campo, io credo bisogna contribuire alla formazione di una nuova dimensione di pensiero, di idea, di pratica, che costruisca uno stare dentro questo tipo di nuova dimensione che abbiamo di fronte, non pensando che l'oggettività del disastro ci salvi, ma pensando che noi abbiamo bisogno di progetti nuovi per salvarci e per salvare quelli che stanno vicino a noi, quelli che sono che pensiamo come fratelli, sorelle, che pensiamo come compagni, compagne, che pensiamo come appunto compagni di viaggio e di lotta in questa vita. Ecco, penso che questo sia un dato, almeno io lo respiro facendo quello che faccio. Delle volte mi chiedo che cosa sto facendo, cioè dal punto di vista più generale, ma poi mi salva il fatto che nel particolare cercare di aiutare qualcuno è sempre meglio che far parte della cricca che invece vive sulla morte delle altre persone o di questo pianeta. Ecco, questo mi salva come bussola, pur nell'incertezza, pur non sapendo bene tutto. Vi ringrazio molto, come dire, e grazie soprattutto per le suggestioni, perché ascoltarvi è davvero utile. Allora, ringraziamo anche noi Luca per le tante suggestioni che ci ha dato. Io passerei senz'altro la parola a Marco Revelli, sociologo, saggista, attivista. Luca ha posto una domanda fra le tante. Com'è che facciamo a far sì che lo scardinamento dell'austerità, questo rinnovato ruolo pubblico che forse, diciamo, si può conquistare, non finisca tuttavia per alimentare le consuete logiche neoliberiste, non finisca per rimanere muto di fronte al paradigma della competizione che resta sovradeterminante, diciamo, sopra le nostre società. Marco Revelli. Grazie per aver organizzato queste giornate quanto mai opportune e utili per fare il punto tra di noi. Grazie a Luca per quello che state facendo nel Mediterraneo e per le vite che salvate. Grazie davvero di cuore. Vedo che abbiamo poco meno di 20 minuti, quindi sarò assolutamente telegrafico. Alla domanda che pone
Roberta, e anche alla sua domanda iniziale, l'Europa è cambiata? E se è cambiata, come far sì che questo cambiamento vada nella giusta direzione? L'Europa è cambiata, è ovvio, è evidente che l'Europa è sotto la pressione, sotto l'assedio della pandemia, ha cambiato alcune sue linee fondamentali. Sostanzialmente una, cioè in questo periodo la moneta non è di ostacolo alla sopravvivenza, credo che possiamo sintetizzare così le iniziative che sono state prese. Sono stati aperti i rubinetti dei flussi finanziari in modo tale che gli stati non avessero le mani legate nella lotta impari contro il virus. In questa direzione vanno le politiche della BCE, in questa direzione va l'istituzione del Recovery Fund, in questa direzione va il congelamento, poi vorrei ritornare su questa parola congelamento del patto di stabilità e del fiscal compact. Tutto vero e tutto giusto. Il problema è questo, quella che ha inaugurato l'Europa nel 2020 e che prosegue in questi primi mesi del 2021 è un'economia di guerra. Il problema è, finita la guerra, supposto che finisca, perché non è detto, ma finita la guerra, queste acquisizioni, come dire, come si prolungheranno in tempo di pace? Io devo dire che su questo sono molto, molto meno ottimista di Saraceno. Condivido il pessimismo che è emerso da numerosi interventi. Sono pessimista per varie ragioni. Uno ha a che fare con quel termine, congelamento, i due ceppi che erano stati messi ai polsi delle autorità pubbliche per intervenire, patto di stabilità e fiscal compact, sono stati congelati. Cosa succede quando la temperatura si alza e avviene il disgelo, avviene lo scongelamento? Che garanzia abbiamo che non ritorni il clima duro dell'austerità? Questo dipende molto dagli equilibri politici europei, e gli equilibri politici europei non sono così incoraggianti. L'asse del nord ha sospeso le ostilità, ma non ha deposto le armi. Io credo che questo periodo di pandemia ha gonfiato enormemente i deficit degli stati. Che cosa impedirà, finita l'emergenza, di chieder conto di tutto questo? La crisi del 2008 era stata risolta appunto con un allargamento enorme delle maglie finanziarie, che avevano determinato una privatizzazione di risorse pubbliche e che poi avevano ribaltato sui bilanci pubblici quel deficit. Il risultato era stato un arricchimento dei privati. Che cosa ci garantisce che questo non si ripeta? Nulla è stato scritto, nulla dei trattati è stato modificato. Cosa che sarebbe stata assai utile. La stessa svolta della BCE è nella pratica, ma non è formalizzata. La pratica dipende dalla politica e dagli equilibri politici. Quando non si mette nulla in costituzione, diciamo così, materiale o formale, la possibilità di modifiche saranno sempre più possibili. Questo è uno dei primi elementi di preoccupazione. E poi c'è l'impianto ideologico. Il paradigma è stato definito da Marcella Corsi, e sicuramente quel paradigma non è stato
minimamente intaccato. Ecco, forse nel continente non risuona più l'urlo del Michael Douglas di Wall Street, greed is good, l'avidità è bene, però continuano a valere i principi di Adam Smith, secondo i quali non è alla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio, ma alla loro cura dei loro privati interessi che si deve la ricchezza delle nazioni. Ecco, quest'idea che l'egoismo acquisitivo degli individui e dei singoli è destinato a ricadere in forma di bene pubblico continua a essere un dogma fondamentale. La stessa intervista di Mario Draghi, che l'aveva fatto dichiarare keynesiano di ritorno di un anno fa, ve la ricordate, dove parlava della necessità di aprire i cordoni della borsa, poi dopo chi li affidava quei flussi? Non agli stati, alle banche che con logica privatistica erano lo strumento più adeguato per farli arrivare ai più meritevoli sul territorio. Ecco, questa idea, questo dogma centrale continua ad essere operante e ha prodotto una catastrofe sulla questione dei vaccini. Io continuo a ritenerla un indicatore catastrofico della difficoltà di cambiare. Quel voto al WTO contro la sospensione del copyright, questa idea per cui le case farmaceutiche con finanziamenti pubblici producono un bene comune che invece viene privatizzato e viene distribuito con la logica che conosciamo, d'altra parte è Johnson che sintetizzando ha detto che sulla questione dei vaccini il capitalismo e l'avidità, ecco di nuovo il grido del lupo di Wall Street, e l'avidità hanno permesso di vincere la battaglia dei vaccini, cosa che avrebbe dovuto far indignare l'Europa, perché l'avidità di chi? L'avidità britannica nei confronti dei finanziatori europei. Ecco, questo rimane tale, e la cosa che mi preoccupa di più è che non esiste una forza sociale, non politica, non morale, una forza sociale in Europa in grado di imporre un cambiamento a favore della destinazione pubblica delle risorse, della gestione pubblica delle risorse. Il movimento dei lavoratori, in questa pandemia è stato debole, non nascondiamo, è stato debole perché viene da una sconfitta storica, ma la sua voce non si è sentita forte e potente. La asimmetria con cui la pandemia ha colpito, ha ragione Dimitris Papadimoulis quando parla di asimmetria, che ha colpito il sud più del centro e del nord, ma ha colpito anche di più le fasce più deboli del mondo del lavoro, e su queste non si è riusciti a difenderli. Pensiamo a cosa succede nella logistica. E questa mancanza di voce del mondo del lavoro a livello europeo, io credo che pesa come un macigno sulla possibilità che si possa cambiare, che l'Europa possa essere cambiata nella direzione che noi vorremmo. Grazie. Attenzione Roberta, scusami, mi sa che c'è un problema sull'audio, mi sa che hai il microfono chiuso. Riaprilo. Sì, vai, benissimo. Okay. Allora, dicevo, Marco ha quasi alzato la palla all'intervento di Susanna Camusso, nel senso che, diciamo, parlando della necessità di una di capacità di iniziativa, di mobilitazione di un sindacato europeo che sarebbe assolutamente necessario, no? In questi anni io dico una cosa sola,
diciamo, i meccanismi di cui stiamo discutendo hanno enormemente indebolito il mondo del lavoro, lo dico non perché la libertà di movimento di capitali in assenza di regole, di convergenza fiscale e salariale, di investimento comune, ha significato la messa in competizione, meccanismi di dumping fiscale e sociale che sono stati micidiali. Allora, a che punto siamo, diciamo, si sono fatti dei passi avanti nella possibilità di dare una risposta il sindacato europeo, e come questo potrebbe anche intercettare e attraversare alcune scadenze istituzionali? Ci sarà la conferenza sul futuro dell'Unione. È possibile che noi, diciamo, non l'attraversiamo come un appuntamento istituzionale qualsiasi, ma su tutte queste cose che sono venute fuori, no? Sul cambiamento dei trattati, ma sul cambiamento del paradigma della competitività, sui diritti del lavoro, sulla giustizia sociale, sulla riconversione ambientale, sulla rivoluzione della cura, costruiamo percorsi di mobilitazione che in qualche modo provino a cambiare le cose nella direzione giusta. Susanna Camusso, che non so se devo presentarla, già segretaria della CGIL generale e attualmente responsabile delle relazioni delle politiche europee e internazionali della CGIL. Susanna. Grazie Roberta, buongiorno a tutte e a tutti. Proverò a rispondere a questa che credo che sia una delle grandi domande sul futuro della costruzione europea, partendo però provando a partire da un'altra angolazione, e cioè dal tema dei nazionalismi, perché una delle conseguenze delle politiche della mancata costruzione effettiva di una Europa più federale è quella che non solo i sovranismi, ma i nazionalismi hanno caratterizzato e caratterizzano questa stagione. E i nazionalismi sono stati un gigantesco specchietto per le lodole per i lavoratori, in molte situazioni. I lavoratori pensano che un ritorno alla dimensione statale li proteggerebbe di più, penso per esempio a, come dire, la grande illusione ungherese che però travolge, coinvolge anche il sindacato, pensando, come dire, che in questa modalità sia più possibile difendere le proprie condizioni. Io amo dire, per farne una sintesi, che invece il nazionalismo fa un gigantesco male al lavoro, perché le conseguenze delle politiche economiche di questi anni hanno determinato due strategie parallele, ma che hanno un unico fine, che attraversano ampiamente l'Europa. La prima è stata la strategia del dumping, la citava Roberta, la contrapposizione tra lavoratori dei vari paesi, agendo sistematicamente, come hanno fatto molto le imprese in Italia durante questa lunga stagione liberista, sui diritti e sui salari dei lavoratori, e mettendo sempre come obiettivo quello di andare dove il lavoro costa meno e soprattutto dove ci sono meno diritti e possibilità di reagire. Ma l'altro è stato l'illusione, che durante la pandemia abbiamo pagato moltissimo, che le catene lunghe del valore, quelle che spostavano tutte le produzioni non utili o non immediatamente percepite come necessario in una catena lunghissima, ha fatto scoprire che questo mette in discussione non capitale e profitto, ma mette in discussione la condizione delle persone e fa esplodere, come sono esplose nella pandemia, fragilità preesistenti ma diventate molto più ampie. Dentro questo ci sono due paradigmi, lo diceva Francesco all'inizio. Il primo fondamentale è quello del ruolo del pubblico e del divieto, come dire, dell'intervento dello Stato in economia, che si accompagna però al diritto alla privatizzazione. Noi siamo passati attraverso una lunghissima stagione in cui, per esempio, la privatizzazione dei servizi era un dogma europeo, e dentro la privatizzazione dei servizi ci sta tutta la condizione delle persone, ma ci stanno anche tutte le scelte che Marcella ci ricordava e che hanno determinato e rischiano di determinare ulteriormente un grande arretramento delle condizioni delle donne, sia sul piano occupazionale
nazionale sia sul piano proprio della loro qualità, di vita. E la determinazione delle catene del valore ha anche determinato che, per esempio, su quelli che sono ritenuti gli obiettivi strategici dei piani europei, ambiente da un lato, digitalizzazione dall'altro, siano le multinazionali che dettano le regole, che hanno uno schema preciso. La provo a dire con una battuta: New York Times oggi pubblica una serie di interviste a lavoratori di Amazon sul perché hanno votato no alla presenza del sindacato. La risposta più ricorrente è: Amazon ci garantiva la sanità, il che vuol dire che la privatizzazione del sistema di tutele è un ostacolo formidabile anche all'idea del potersi organizzare e rivendicare la propria condizione. Eppure l'Europa l'ha teorizzato molto, penso a quando l'Europa ha teorizzato la contrattazione esclusivamente aziendale, non più la dimensione di welfare collettiva e universale, ma la dipendenza dentro i sistemi delle singole imprese. Quindi le ragioni che mettono in difficoltà il mondo del lavoro europeo sono sicuramente, come dire, di un indebolimento che si è costruito nel tempo, in parte anche a un racconto del dialogo sociale come un metodo e non come sostanza, perché ovviamente in questa progressione di indebolimento, ma in questa anche fase di discussione sui possibili nuovi paradigmi, io credo che non bisogna trascurare l'attività e la modalità con cui si muove il sistema delle imprese europee. Penso al loro veto sulla disconnessione, penso al loro veto sul considerare il Covid una malattia professionale e quindi sulla tutela dei lavoratori rispetto alla pandemia, penso al loro no e al loro veto sulla possibile direttiva sui salari e sulla contrattazione. Per non sforare ulteriormente, vengo quindi alla conclusione di questo ragionamento, anche un po' affascinata da questa idea della regola d'oro aumentata, e mi domando se dentro l'aumento ci possono stare, oltre che il funzionamento e il capitale pubblico che deriva dalle infrastrutture, anche un capitale che deriva dal benessere collettivo e dalle migliori condizioni di lavoro, ma vengo al grande dilemma del sindacato europeo che non ci si può nascondere. Il sindacato europeo ha pensato in questi anni che era più efficace un'operazione di lobby nei confronti della Commissione e del Parlamento europeo che non invece quello della mobilitazione sociale. Io penso che questo abbia determinato lontananze e non relazioni, torno all'importanza delle relazioni di Marcella, non relazioni tra i soggetti, abbia lasciato correre questa dimensione del vedere i lavoratori di altri paesi o i lavoratori in un'altra condizione come il proprio nemico, invece che individuare l'origine del perché si determinavano condizioni di debolezza. E quindi da questo punto di vista io penso che invece il movimento sindacale debba scegliere rapidamente quali sono gli obiettivi su cui intende mobilitarsi in una dimensione europea, al di là delle ristrettezze da pandemia, però il tema è proprio pensare che bisogna tornare a una dimensione di movimento, perché la dimensione di lobbismo, benché autorizzata in Europa, non ci allontana e soprattutto è utile rispetto a quello che io credo che sia il tema fondamentale di ricostruzione dell'Europa, e cioè il no al diritto di veto e a una dimensione prioritaria del Parlamento rispetto al Consiglio europeo. Se non si costruiscono alleanze trasversali, la prima di tutte ovviamente quella del lavoro, difficilmente si cambieranno le regole del gioco e difficilmente la Conferenza europea rappresenterà un orizzonte anche istituzionale differente da quello che abbiamo di fronte. Grazie. Allora, io ringrazio moltissimo Susanna Camusso anche perché è stata in tempi strettissimi. Darei un attimo la parola per una battuta a Francesco Saraceno, perché è intervenuto per primo e mi sembra che, diciamo, una replica breve sulle cose che ci sono state sia dovuta, molto breve. Francesco? Assolutamente, beh, non è, in realtà non è proprio una replica, perché insomma siamo, mi pare, tutti d'accordo. Un certo accordo di fondo di tutti.
Il mio ottimismo è giustificato dal mio campo specifico. Il mio campo specifico è la macroeconomia, e in macroeconomia oggi siamo in un mondo che è veramente molto diverso da quello che in cui eravamo nel 2010 dopo la crisi finanziaria globale. Quindi da questo punto di vista penso che ci siano molte possibili opportunità per in qualche modo aprire il dibattito, e poi alla fine io sono un ottimista, quindi penso che una volta che nelle accademie, nel dibattito intellettuale si fanno strada certe idee, poi le istituzioni in qualche modo finiscono per incorporarle. Questa è una mia, se no non farei questo lavoro, ovviamente. E tanto poi l'altra cosa, una cosa molto interessante, un commento rapidissimo su quello che ha detto Marcella e che ha accennato, a cui ha accennato anche Susanna verso la fine, effettivamente l'investimento pubblico oggi non è più da considerarsi come investimento in capitale fisico, deve essere considerato come capitale materiale e immateriale. Da questo punto di vista, se quando ci si orienterà verso un trattamento di favore dell'investimento nelle regole europee, sarebbe il caso che questo punto fosse portato avanti. Addirittura si potrebbe immaginare, io scrissi una cosa del genere qualche anno fa con Kemal Dervis, si potrebbe immaginare che la determinazione di cosa sia investimento, cioè di cosa contribuisca al benessere sociale, diventi un processo politico sul quale ci si confronta periodicamente. Ci può essere un periodo in cui, per esempio, spingere sull'uguaglianza di genere, spingere sull'educazione, sull'istruzione diventa prioritario, un periodo in cui invece è prioritario spingere sulla transizione ecologica e così via. Quindi in qualche modo diventa non una definizione contabile, ma una funzione funzionale e politica dell'investimento in senso lato e per il benessere in senso lato e non soltanto per la crescita. Sono tutti temi, secondo me, però sui quali già il fatto che oggi si discute giustifica il mio maggior ottimismo rispetto a alcune delle persone che mi hanno poi succeduto. Insomma, poi vedremo cosa succederà. Allora, io ringrazio tutti, non c'è lo spazio per un secondo giro. Mentre discutevamo sulla chat privata c'erano un sacco di messaggi che dicevano va fatta un'altra discussione. Lo prendiamo così come l'inizio di una discussione che deve continuare, e io vorrei dire soltanto una cosa. Io penso che abbiamo cercato di dare degli accenni di una situazione in cui ci sono elementi che si sono mossi magari in maniera del tutto insufficienti, paradigmi di fondo che vanno cambiati. Io credo che siamo in un tornante della storia in cui, diciamo, è quasi obbligato, no? Che la situazione è talmente drammatica che è quasi obbligato che quello che ci siamo detti tante volte, che le crisi dovevano essere un'occasione per cambiare, cerchiamo di praticarlo, cerchiamo di conquistare risultati. E per me questi risultati dovrebbero stare nel tenere assieme, diciamo, quel cambiamento, diciamo, per ora solo emergenziale della costruzione europea, che diventi strutturale insieme al cambio di paradigma. Cioè che queste cose si tengano, diciamo, assieme, non siano separate, e riescano effettivamente a conquistare uno spazio di trasformazione e un po' di futuro buono. Grazie ancora a tutte e tutti, grazie a Susanna Camusso, Marcella Corsi, Luca Casarini, Marco Revelli, Francesco Saraceno, Dimitris Papadimulis, che saluto perché ci ha dovuto lasciare prima del tempo perché aveva un altro appuntamento. Buona continuazione dei lavori, ci sono tantissimi altri dibattiti interessanti in questi 3 giorni. Grazie ancora a tutti del dibattito di oggi, e arrivederci a presto. Allora, arrivederci a tutti. Allora, vi ringrazio per aver partecipato. Allora, saluto anch'io i nostri ospiti e li rimuovo dallo stream in modo da poter andare a fare la chiusura tecnica dell'appuntamento. Vi ricordo rapidamente che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook e canale YouTube La Lezione del 2020. C'è sul nostro sito lalezionedel2020.it tutto il programma di questo appuntamento, e soprattutto su YouTube, ma anche su Facebook, trovate via via che vengono svolti tutti i video, rimarranno in archivio di queste dirette. Quindi mi scuso se oggi c'è stato qualche piccolo inconveniente di connessione, ma purtroppo quello stanno nelle nostre mani. Quindi, vi ringraziandovi ancora, vi saluto, e la diretta rimarrà attiva tecnicamente per qualche minuto, ma per quanto riguarda i contenuti ci fermiamo qua. Grazie a tutti e arrivederci.